Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata. Che c'è? Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Cucina Buttata. Iniziamo subito l'allenamento. Voi mi conoscete, sapete quanto sono una persona che ci tiene assolutamente a un'alimentazione sana e corretta. Che cosa ha detto? Ok, finto sudore. Ecco perché ho deciso di fare una ricetta per tutti quanti gli amanti dello sport come me. Dai, che se brucia fa male. Ecco perché ho deciso di fare delle barrette proteiche per tutti quante le persone, ecco, che ci tengono al fisico. Ma andiamo avanti. Esistono vari tipi di barrette proteiche al mondo. Oggi ne faremo una veramente seria al cioccolato. 120 g di proteine al cacao, 160 g di fiocchi d'avena, 70 kg di mio fratello Gabriele, 80 g di burro di pino o burro d'arachidi a seconda della lingua che volete usare, e latte d'avena, quanto basta? Tipo 40-80 grammi, vabbè, vi farò capire che cosa faremo. Ci troviamo all'interno degli studios di casa mia con Gabriele Scilla, uno stuntman e una fitness personality. Ci troviamo anche con una persona che dovrebbe uscire. Allora Gabriele, senti un po', perché è così importante la presenza dell'importo di proteine durante un allenamento? Grazie mille per la domanda, Guglielmo. È fondamentale reintegrare e curare la propria massa magra. Prendiamoci cura dei nostri muscoli. Allora. Dunque dovresti mettere... Qui dove si cucina, magari... Dove metto io? Cioè, devo stare a favore del tagliere. Dov'è che... Gabriele, togliti! Dov'è che mi metto? Tu di solito accorci la cosa e sei ritornato! Senti, allora, prima di tutto io sono stanco oggi. Vuoi che ti carichi? Sì. Ce l'hai due bicchieri? Chi vuole birra? Metti che le riprese sono... Cazzo per l'ubriacone, passo. Passa. Sono le 10 del mattino. Iniziamo col procedimento. Per prima cosa mettiamo i 120 grammi di... Scusa, ho dormito pochissimo. Tutta la notte a guardare i TikTok. TikTok, sono diventato tipo... Ti sei fissato con TikTok? Mi sveglio la notte, mi sento le musichette in testa. Tipo? TikTok, tutte musichette. Continua la ricetta, non ti curare di me. 120... Quelli che tacca a te! Quelli che tacca a te! Ma non... Ma le conosci te? Te le vedi TikTok? Sì. Ce l'hai? Sì. Quella è famosissima. C'è una cosa su TikTok che ho notato, che mettono sempre la lingua nei denti. Perché secondo me fa sexy. Davvero? Sì. Mettiamo proteine di cioccolato. Proteine, siccome conosco le proteine, queste proteine hanno... Ma questo è pazzo! No. Buonissimo. Sì. Noi la mettiamo... È orribile questa cosa della lingua fra i denti, posso dire. Le proteine, ragazzi, sono fondamentali nella dieta di noi esseri umani. Perché? La tua ricetta è spostare le proteine. Ma te stavo facendo qualcosa. Fagli fare un salto. Ci fa il salto oggi? Sì, dopo. C'è il salto. Finisci questo discorso. Il salto! Allora, perché sono importanti le proteine? Mettiamo 160 grammi di fiocchi d'avena. Fiocchi di gatto. Io mi sono fatto tra parentesi TikTok, quindi dovrei fare tutto con tutta la notte. Fino alle 4 del mattino stavo lì così. Uno, due, tre, wow. Ma che è un dos tres? Mamma mia, tutte le so. Giriamo. Queste sembrano le ricette di distruggere culinaria, quelle che uno non fa un cazzo. No, che ci sei te qua dentro. Oh, a parte gli scherzi, spiego cosa servono le proteine. Spiegalo mentre io mischio. Aggiungiamo, scusate. Giusto. Non è vero. Non sono uno straccione. Fai fare a me? Metti qua 80 grammi di burro d'arachidi. Lo vedi qua? Basta tarare lì e sì. Non sono tarato. Basta tarare, tari, taro. È incredibile come tu in ogni cucina sia il sous chef. Sono lo chef. Metti questi 80 grammi. Metto un po' di... Metto un po' di diarrea di Guldo. Che schifo. Mamma mia. Ieri l'ha fatta così. Mi ha svegliato alle 7 del mattino. Così stavo facendo. Ma cazzo
sono preso, sono sceso sotto casa, buah, al parco. Poi siccome ha fatto, non potevo raccogliere le bustine, no? Era tipo passato, era questa. Ho dovuto far vago, ho passato una cosa. Ah, ma proprio appena entrato nel parco, ho fatto un metti su 80 grammi. 80 grammi. 80 abbiamo grammi. Messo soltanto per ingredienti. È passato il buldo. A questo punto aggiungiamo un pochino di latte d'avena. Cammi, aggiungi il latte d'avena. Fai tipo 40 millilitri perché stavo facendo la ricerca. Non mi dire che questo è già fatto. C'era preparato prima il lattuccio. Metà di questo. C'era preparato il poppato. Io poi la poppata. E poi mettimi 40. Oh, guarda, sono già 40. 40. Sono metà. Ma che art attack che facciamo una cosa e poi trace. Ce l'aveva bella fatta bene. La metà devi mettere. Stiamo seguendo la ricetta di Edoardo Baldini. Oh, Edo. Che vi lasciamo qua sotto. E lui va un pochino a occhio. Solo per questo. Puoi mettere. Come faccio a fare metà di questo? A occhio. Stop. No, un po' di più. Stop. Nel dubbio abbonda. Allora, latte d'avena, un latte molto proteico. Pochissimi carboidrati e molte proteine. Ne metti già di più te. Guarda che mappazzone che hai fatto. Guarda. Esce. Ma dai, ma Guglielmo. Fermo che poi fai la mutazione di tartaruga ninja. Come si è mangiato sta cosa? E ti butta tutto. Manco. Edo. Yeah. Questa qui è una bomba proteica. Io ce l'ho in mano adesso. Qualsiasi cosa in mano tua è già una bomba, quindi. Allora, burro d'arachidi buonissimo, grassissimo. Grassi buoni, ma grassissimo, regà. Perché è giusto reintegrare con le proteine, Guglielmo? Domanda da un milione di dollari. Perché tu, quando ti alleni, distruggi il muscolo e con le proteine lo aiuti a ricomporsi. Ok, questa è l'integrazione, ma le proteine non ci stanno soltanto per integrare. Guldo. Guldo quando sta bene. Ci sono le proteine per il post allenamento, ma in generale durante una giornata è bene assumere il giusto numero di proteine. La maggior parte di noi non assume il giusto apporto proteico ed è un male perché noi dobbiamo prenderci cura di noi. Guardate che muscoli ho qui! Oh. Il più forte! Cazzo, guarda le trazioni in cucina! Io me ne vado. Aspetta, tu fammo un TikTok! Gu! Non puoi fare le ricette in camera da letto! Andiamo da Guglielmo! Oh, ma la vedi tu? Sì, Gabriele, ma non ho capito tu cosa ti fai prima di venire da me. Guarda, faccio vedere questo. I can see, I can do, do me di buona maschera, restare tu. L'hai visto quello che sta per le scale? No. L'abbiamo appena visto. In realtà abbiamo praticamente finito. È la ricetta più facile e veloce del creato. 3, 2, 1, fa! Attenta, questa io la devo fare con gli occhiali. Ragazzi, io vi chiedo scusa, pensavo che fosse una cosa. Sì, no, qua, qua. No. Ho il cuore in frantumi. Sì, tu, qua, va. Conosci? No. E non avrei mai voluto conoscere. Ho fatto. Vabbè, no. Complimenti, ga. Ti piace manipolarla? Eh? D'annunzio mio. Guglielmo, che cosa lo vuoi far diventare? Deve sembrare uno stronzo. È la giusta consistenza questa. Il camera è orribile quanto da dico, vero? Una consistenza in realtà deliziosa. Deve un po' essere appiccicoso. Il salto! No, okay. Come che... Palla, libero! Tira, libero! Oh. E dai, placcami! Marco sotto le gambe, Marco sotto le gambe! Famoso e mi chiedi di provarci ancora, risponderò così. Io le farei un po' spessine ste barrette, che ne dici? Allora, le barrette solitamente sono sui 70 grammi? Di meno, falla da 60. Un po' pignolo lo sei, eh? Cioè questo qua mi cammina sul cruscotto e io sarei pignolo. Il pignolo? E pignolo. Mi prendi la carta forno? Prendiamo la carta forno. Gianmarco. Uia. Yeah. Oh, e sto a dare la mano io, eh. Allora, ragazzi, ho creato il mio panetto. C'è troppo silenzio in questa stanza. A questo punto, 30 minuti in freezer. Ga, ti prego, ci ho messo 7 ore. Metto io in freezer, così faccio vedere che so fare un attimo. Vai. Prendo le redini della situazione. No, ga, avevi sistemato, scusami. Siamo fuori onda? Ok, scusami. Sono in onda? Sono in TV!
Ok Google, timer 30 minuti. Google, fai 31. Numeri dispari meglio. Secondo timer, 31. No, il primo è sempre... No, Google, scusami. Ma sei così, eh? Sei fatto, sei proprio di cocco, eh? Uno è il timer, da 31. 31 minuti. Stai parlando col diffusore dell'ambiente. Timer 29 minuti. 25 minuti. Ma allora che facciamo in questo tempo? Facciamo un TikTok, te lo mettiamo sul mio. Te accolli. Facciamo un TikTok. Lo facciamo, bel pupone. E senza togliermi la maglietta. Ma hai capito come funziona? Sì, sì. Leva sto coso, prima fammi il movimento. Io ti alleggerisco, basta che tengo tutto d'addome, dei bambinelli. Vai. Adesso prova ad andare su, con le gambe. Dita su. No, cioè tu perché le pieghi così? Esatto, non c'è in mai. Modo da farlo una versione rivisitata. Apparente. Vieni tu, io sto con la testa nel termosifone però. Ecco, quando mi rigiri le gambe lì dietro come uno struzzo. Ma tieni, ce l'hai presa da un botto. Quindi, e io porto sul... Lo vedi che porto sul bacino? Sì. Spingo quel spalla. Adesso, una mattina. Uno, due, tre. Però, prima una, l'altra. Tira su! Bravissimo! E io sto teso! Guarda giù, piegale! Guarda che è fighissimo da vedere! Ok Google, non l'hanno mai fatto! Sì, perché non è fattibile! Siamo tesi mezzi in equilibrio così, poi vai down, butti giù le gambe, io ho picchiato verso il pavimento! Wow, un bello splash! Mamma mia, quello lì è morto. Uccidimi. Ti prego, vieni Gabriele. Cioè, eccomi. Sono passati un'ora e mezza in freezer per fare sto TikTok. Scusate ragazzi, avevo avuto un attimo la fame. Questo è il nostro Che fame. Forse una carta da forno sotto. No, forse Guglielmo, levati, spostaci. Ehi, ha un aspetto così invitante. Ammazza che bello, raga, io me lo voglio sfonnare. Ammazza quante ne sono uscite. Andiamo a fare un assaggio, ragazzi, ma prima di farlo iscrivetevi a questo canale, metteteci un bel pollice in su e commentate questo video con esposizione mediatica. Siamo arrivati al momento dell'assaggio, vai Gam. Assaggio io? Beh, sì, è carino, no? Inizia prima tu. Pensava che io doveva morire. Dai, ga. Come le finisci? Io no. Siccome mi avete spesso chiesto qualche consiglio su che prodotto utilizzare, questo è un esempio di cose da non prendere. Ma sono dei macini? Tiarla. Un po' gommosetto. L'hai già mangiata tu? Sì. Sì. A me non piace. Pandivia. Ancora pandivia. Posso dire una cosa? È un po' gommosetta, sì. Ma è squisita. No. Secondo me con una salsetta non è male. Esposizione mediatica. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Grazie Gabriele per aver rovinato ogni singolo istante. Prego. Noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo vlog. Mamma mia. Commentate con l'esposizione. Commentate con l'esposizione mediatica. Esposizione mediatica. O commentate con l'esposizione mediatica se siete team Gabriele. O commentate con... Ne mangiare un altro pezzo, bel popone. Ma commentate con bel pupone. Commentate con bel pupone. O commentate con bel pupone se siete del mio team. Ci vediamo martedì. Ciao.